Pensa a un doppio matrimonio che c'è stato in questa famiglia, nella linea materna. Vittoria De Pontis, 04-04-1977. Ti hanno già risposto tutto. Madre fredda, ma può fare la chiaroveggente. Sì, ma deve stare molto attenta. Anche questa, per esempio, è importante. Deve lavorarsi sul riconoscimento dei padri. Nella tua famiglia, carissima Vittoria, le donne fanno i maschi e i maschi fanno le donne. Energeticamente parlando, è un discorso proprio di padri completamente assenti. Tu hai una capacità di chiaroveggenza, ma hai questa madre fredda, sempre come faceva riferimento Maria Rosa, e questo non va bene perché sono numeri che entrano in contrasto. Sembrerebbe che tu sia nata vicino alla morte, vicino a un lutto. Per esempio, potrebbe esserti morta una nonna. Tua nonna è nata il 2 aprile, quindi c'è un collegamento con tua nonna, perché c'è un evidente collegamento, quindi non è morta. Però quando nasci vicino alla data di nascita di una nonna, entro i 3 giorni in più, entro i 3 giorni in meno, è come se non si distingue chi sei tu e chi è lei. Ogni volta che tu nasci, rinasce qualcun altro. È un buon programma questo. Pensa a un doppio matrimonio che c'è stato in questa famiglia. E c'è questa doppia unione nella linea materna. Tra l'altro, Vittoria il padre abbandonò il nido. Tu praticamente non riesci a fidarti di chi si lega con te perché è sempre in uscita. Per cui tu hai tutti questi quattro: chi si fida del maschio, o muore o se ne va via. Devi rallentare i tuoi movimenti perché sei ferma all'uscita dal nido di un uomo. Hai bisogno di rallentare la muscolatura e il sistema nervoso. E ripeti le parole, creando quasi delle poesie, della dolcezza. Sarò dolce nelle parole, non è dolce nelle parole, rallentare. E devi rallentare anche l'addome, perché se tu rallenti la parlata, noterai che il tuo addome si contrae. Devi risvegliare il femminile, perché c'è proprio scritto che va migliorato nel lavoro e nelle relazioni. Perché nelle relazioni, tesoro, tu hai il 10, e io lo dico spesso, è il numero di rompi che tendono a giudicare.